Avevo detto che il 31 maggio, dopo aver approvato queste ultime due relazioni, avrei fatto un passo di lato, che vuol dire che non mi asterrò dal partecipare come componente, come presidente, e lascio la presidenza alle mie due vicepresidenti. Lo considero, diciamo, una questione di opportunità, e arriva alla conclusione di un lavoro che però oggi mi è piaciuto, assieme ai colleghi, poter rivendicare. È con queste parole che Claudio Fava di Centopassi lascia la presidenza della Commissione regionale antimafia per concentrarsi sulle primarie del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Sicilia. Il tutto dopo aver concluso due relazioni, una sull'azienda siciliana trasporti, l'altra sugli incendi dolosi. Abbiamo approvato 12 relazioni, abbiamo fatto 300 audizioni, 600 audizioni, abbiamo raccolto 250.000 pagine di atti acquisiti da questa commissione, abbiamo presentato due progetti di legge, tutte le 12 relazioni sono state approvate all'unanimità. Mi sembra che i temi sui quali ci siamo, come dire, cimentati e misurati non sono temi neutrali anche rispetto alla politica, dai rifiuti alla sanità, ai beni confiscati, alle periferie, alle partecipate, e il fatto che questo lavoro abbia portato a un voto convinto, unanime da parte di tutti i commissari. Ricordo che 8 commissari su 13, 9 commissari su 13 sono del centrodestra. Io lo considero, dal punto di vista mio, personale, politico, la più bella gratificazione che potessi avere, perché dimostra la qualità del lavoro che abbiamo costruito in questi anni.